Bodman di Rosciano torna alla festa del socio della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Durante l'iniziativa ci saranno diversi momenti istituzionali con un confronto a livello sociale ed economico, ma anche momenti ludici. Non mancheranno premiazioni, musica e buon cibo preparato dalla cooperativa Tre Ponti insieme a due proloco del nostro entroterra. Presidente, questo è l'anno della ripartenza e vedendo tutte le persone alle sue spalle direi che sta riuscendo molto bene. Ma sta riuscendo molto bene anche guardando il sole e il cielo, perché mi sembra di essere tornati 3 anni fa, quando l'ultima volta che ci siamo visti, e con tanta gente, le file le vedo ugualmente, numerose, e quindi sarà una serata fantastica. Poi abbiamo già avuto modo di incontrarci con il sindaco, abbiamo festeggiato i soci con anzianità, abbiamo parlato della banca, di cosa stiamo facendo, e credo che questo qui sia un aspetto decisivo. Parlavo anche con il direttore, parlavamo poi anche con altri consiglieri. Stiamo vivendo un momento importante nonostante le difficoltà che ci sono. Quindi siete positivi, ottimisti? Ah, più che ottimisti, perché in effetti noi contiamo molto sui nostri soci, che sono tanti, e il fatto di poter riscontrare che i soci vengono a dirci che sì, è difficile, però nel tal sportello ho quel dipendente così gentile, mi spiega tutto, e quindi questo qui è decisivo, perché la clientela la teniamo, soprattutto anche se ci sono le difficoltà di spiegare. I 9.200 soci dimostrano di certo il lavoro che sta svolgendo la banca a 360 gradi, una banca che continua a rimanere vicina al territorio. Sì, ma soprattutto mi fa piacere quando sento dire che nella famiglia i figli seguono i loro genitori, quindi vengono in banca perché sanno un po' qual è il rapporto con la banca già la loro storia. Per cui quando in una famiglia i figli, no, seguono i genitori perché poi conoscono la banca, quindi c'è un rapporto per me decisivo. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al Codma di Rosciano, perché quest'anno torna finalmente la festa del socio della Banca di Credito Cooperativo. Dunque un evento questo che caratterizza fortemente l'impronta e l'immagine della banca dall'alto dei suoi quasi 111 anni di storia. Pensate, oggi si alterneranno momenti ludici e istituzionali, ma sarà anche l'occasione per conoscere da vicino le attività che la banca svolge a favore della comunità e scoprire i vantaggi riservati ai soci. Direttore, un momento importante che torna finalmente quest'anno dopo 2 anni di stop forzato. Qual è la situazione economica della banca nonostante tutto quello che sta accadendo a livello internazionale? Bene, sicuramente è un bel momento, perché è un momento di svago per i soci, ma è anche un momento di incontro, di relazione e di confronto. Oltre ad essere l'occasione per fare un resoconto dei primi mesi dell'anno, dell'andamento economico e anche dell'andamento della banca. Io direi una medaglia a due facce, perché dal nostro punto di osservazione notiamo che abbiamo avuto 6-8 mesi positivi da un punto di vista economico, e anche la banca, che rispecchia l'andamento del territorio, ha dati importanti. Al 30 giugno abbiamo conseguito un utile di 2.900.000 euro, che ha rafforzato il patrimonio con un indice di patrimonializzazione del 25,1%. Quello che c'è da segnalare è l'ottimo andamento degli impieghi verso la clientela, quindi è una ripresa economica. La raccolta abbondante negli ultimi anni ha rallentato, ma questo è sintomatico un po' della ripresa dei consumi da una parte e soprattutto degli investimenti per quanto riguarda le aziende. Quindi questi sono aspetti positivi, tant'è che tra gli imprenditori si parlava di carenza di personale, con grandi ordinativi propri di tutti i settori economici, dalla meccanica, dei servizi, ma anche dal turismo, che sicuramente ha superato i livelli pandemia. D'altro lato, le preoccupazioni, i timori reali, perché ci sono negli ultimi mesi una situazione
straordinaria, in prima battuta con l'aumento dei costi delle materie prime, quello anche in parte rientrato, però l'esplosione dei costi energetici, perché incrementi del 300-400% veramente sono livelli straordinari che preoccupano molto. D'altronde l'inflazione è schizzata oltre l'8%, tendenzialmente può arrivare al 10%, e questo determina situazioni di forte preoccupazione a tutti i livelli, sia di famiglie che di aziende. Quindi qui siamo nell'ambito di interventi straordinari, come un po' per la pandemia, e dobbiamo superare questo momento attraverso interventi governativi a livello italiano, direi anche europeo. I fondamentali sono buoni, come dicevo prima, non dobbiamo perdere questa opportunità di crescita strutturale grazie ai fondi del PNRR che sono importanti. Da un punto di vista di banca, cosa possiamo fare? Sicuramente attraverso i nostri collaboratori, che ringrazio per il loro impegno e professionalità, attraverso la consulenza cercare di capire qual è la situazione di ogni singolo cliente per accompagnare oltre questa crisi. E da un punto di vista di finanziamenti, soprattutto per le aziende, abbiamo diversi finanziamenti con le garanzie del medio credito, SACE, SIMEST, soprattutto per quelle aziende che lavorano con l'estero e magari sono state penalizzate da un quadro economico internazionale preoccupante. Direttore, c'è anche da aggiungere il fatto che la vostra attenzione viene rivolta anche verso i giovani. Altro aspetto importante, parlo di PNR, parlo del futuro, quindi questi non sono spese, sono investimenti che devono essere proiettati al futuro, ma devono partecipare i giovani. Noi attraverso l'Associazione Giovani Soci, che è tra le più numerose delle BCC italiane, tant'è che la prossima settimana ad Ancona ci sarà un convegno regionale proprio ospitato dalla nostra regione, i giovani devono essere protagonisti e cercare di stimolare tutti per indirizzare la nostra economia verso una crescita e sviluppo sostenibile. Quindi il tema della sostenibilità è un altro tema importante, della compatibilità con l'ambiente, con il sociale e con la governance. Questi sono i tre elementi di riferimento della sostenibilità, e a livello di banca andremo a creare anche un servizio dedicato al terzo settore, soci e anche all'ecosostenibilità. Sindaco, di certo una festa della banca, ma una festa anche di tutta la città. Beh sì, intanto buonasera a tutti. Ascoltando anche le parole del Presidente e il Direttore, si comprende bene il valore di questa banca, che è la nostra banca, è la banca del territorio, e mi viene da dire da sindaco che è l'unica banca che ha un rapporto vero col territorio, che è una banca fatta di tante socie, di tanti soci, anche di tanti giovani soci. E devo dire ai soci, che è una banca sempre presente, sempre vicina alle tante esigenze che una comunità, una città, ma direi un territorio, perché poi i punti di riferimento non sono soltanto Fano, ma sono anche i comuni limitrofi. Però in tutte le iniziative, in tutti gli eventi, la BCC di Fano è sempre presente, e questo non è un fatto banale, non è solo una promozione, ma è una presenza sociale. Io la interpreto così, perché alcune volte, Presidente, fate oltre anche al momento di promozione, è proprio una presenza, perché si crede nelle iniziative, si crede in quello che è il valore di una città. E poi mi viene da dire, stiamo vivendo dei momenti non facili, sono sotto gli occhi di tutti, arriveranno dei momenti anche più complicati, avere una banca del territorio, un punto di riferimento, penso che nei momenti difficili faccia la differenza. E allora, durante questo evento, la festa dei soci, lasciatemi dire grazie alla BCC di Fano. Grazie sindaco. Assessore, dunque abbiamo parlato di questa importante ripartenza per la banca, che torna a festeggiare i suoi soci e non solo, e soprattutto vediamo anche tanti volontari al lavoro. Sì, insomma sono molto contento di essere qui, perché ringraziare la Banca di Credito Cooperativo è d'obbligo in questo periodo. Mi ricordo benissimo gli incontri che facevamo nel periodo della pandemia, perché c'erano tante aziende che avevano tante difficoltà e sono state messe in campo misure importanti. Ci dovremo ritrovare, l'abbiamo detto, tra l'altro come amministrazione faremo uno studio specifico tra poco proprio sulla nostra città a livello economico, uno studio socio-economico, e faremo delle attività anche insieme alla banca. Oggi quello che emerge tanto è proprio la vicinanza, è la stessa cosa che ha detto il sindaco, che voglio riprendere perché non è banale, per noi è molto importante, sia vicino alle attività,
sia vicino alle associazioni, in un qualche modo la banca c'è sempre stata, e credo che quando si fanno i conti alla fine dell'anno, avere un bilancio economico positivo, ma avere un bilancio sociale, vantare un bilancio sociale come il vostro, cioè la vicinanza alle tante realtà del territorio, è importante. Quindi noi non possiamo che ringraziarvi per tutto il lavoro che fate. Grazie Assessore. Presidente, credo sia doveroso anche ringraziare gli amministratori. Ma io non so se sono tutti quanti presenti, ma inviterei anche gli amministratori, sì sì, anche perché sono amministratori rinnovati con l'assemblea, l'ultima assemblea. Tra l'altro, e qui non è che l'abbiamo fatto per scelta, le disposizioni della BCE sono che da 11 amministratori bisognava ridurre di 2, per cui gli amministratori adesso siamo in 9. Passiamo alle premiazioni dei soci che sono entrati nella compagine sociale, pensate, nell'anno 1978. E partiamo con Vini Edo. Eccolo qua. Un applauso a questo socio. 77 anni, dicevamo, e è entrato a far parte della compagine ben 44 anni fa. A lei un riconoscimento, mi raccomando, poi tutti a favore di fotografo e cameraman. Eccolo, prego, il presidente le consegna questo riconoscimento. Vini Edo. Chiamiamo sul palco Marcucci Antonio. Antonio è un ottantenne, eccolo qua. Vediamo che sta per salire sul palco, un premio anche a lui per questi 44 anni all'interno della banca, però all'interno appunto da socio. Allora, c'è un premiare dal sindaco. Il sindaco che le dà questo riconoscimento. Antonio Marcucci, grazie ancora. Andiamo avanti con Morazzini Sauro. Allora, Sauro Morazzini, 65 anni, anche per lei un riconoscimento da parte della banca che arriva subito sul palco. Mi raccomando, rimaniamo sempre a favore di camera e di macchina fotografica. La consegna. Ecco, anche per lei, 44 anni all'interno della banca. Lei ancora è molto giovane, quindi sì. Ci può dire qualcosa. È entrato presto, ecco. Cosa devo dire? Ma lì del 78 che sono malie della banca. E io ci sono sempre trovato bene. Grazie Sauro. Ci raggiunga Sponta Emanuele. Eccolo qua, il premio. Giriamoci ora a favore delle telecamere per lei. Adesso è la volta di una donna, Vitali Giuseppina, 84 anni, dunque la più anziana di questo gruppo, ma c'è anche da dire che all'epoca era una rarità che una donna potesse diventare socia della banca, e quindi siamo curiosi di sapere anche la storia. Facciamole un applauso. Giuseppina, buonasera e benvenuta. Buonasera. Eccoli là, perfetto. L'epoca, dicevo prima, era una rarità, no? Diventare soci della banca per le donne. No, perché io ci avevo il lavoro. Che lavoro faceva? Il maglificio. Ecco. E quindi la banca l'ha aiutata. Ecco. Grazie mille, buona serata. Si può accomodare, complimenti ancora. Citerei anche due soci che purtroppo non possono essere presenti, Furlani Hermes e Grandoni Mario. Un applauso anche a loro e accogliamo Bertulli Federico per ricevere il suo premio. 79 anni, anche lui è entrato a far parte di questa compagine nel 1978. Buonasera. Dicevamo dei premi storici importanti che ricevono questi soci, poi passeremo anche ad altre premiazioni. Grazie. Lei ci vuole raccontare come mai è entrato a far parte della banca? Perché ho comprato un negozio, una casa per lavorare e mi sono fatto socio. Ecco, però sei rimasto nella banca così tanti anni, vuol dire che sei trovato bene. E rimango sempre lì ormai, c'ho i figli, tutti sono tutti nella... Tutta la famiglia. Tutti lì, va bene, grazie. Grazie a lei. Bene, Presidente, ora passiamo alle premiazioni del 20° trofeo di Bocci BCC Fando, che è riservato ai soci, clienti e dipendenti della banca. C'è da dire che la banca, insomma, fa queste iniziative, ma è una delle poche, se non l'unica. Quindi un'attenzione rivolta... Allora,
particolarmente il gioco delle bocce è tipico del nostro territorio, quindi non c'è paese, quartiere che non c'ha i campi da bocce, quindi abbiamo pensato di fare questa gara perché sicuramente coinvolge tutto il nostro territorio, quindi ed è una gara importante a cui tengono molto. Io non lo so, questa volta la finale mi pare che l'abbiano fatta a Tavernelle, sì. Campo di Tavernelle. Esatto. Allora chiamiamo. Allora intanto sì, se lei è d'accordo. Se c'è. Chiamiamo sia il presidente della bocciofila di Tavernelle, che è Bonci Roberto, ma anche gli arbitri, prima di andare a premiare i vincitori: Tombari Gianfranco, Della Felice Giovanni, Aguzzi Claudio e Busca Giuliano. Così diamo un riconoscimento anche a coloro, sì, che hanno organizzato e che hanno, allora, ospitato il torneo. La banca è contenta di lasciarvi un pensiero per la vostra ospitalità e per il vostro lavoro. Buonasera a tutti e benvenuti. Eccolo qua, arriva direttamente l'organizzatore a consegnarvi un piccolo premio. Un'altra foto e poi andiamo alla classifica. Oggi premiamo i primi sei, le prime sei coppie. Non tutti purtroppo, grazie mille, potete accomodarvi, buona serata. Grazie. Non tutti purtroppo sono presenti perché hanno in corso altre gare. Vediamo se sono arrivati Ser Filippi Roberto e Maggi Stefano dell'agenzia di Fenile. Loro sono arrivati al sesto posto. Come sempre il premio e poi le foto di rito. Il presidente Rondina che glielo consegna. Grazie mille. Allora andiamo avanti. Al quinto posto Cercolani Lucio e Sabatini Marco. Loro fanno parte dell'agenzia di Calcinelli. Guardi un attimo il fotografo, così. Prima di scendere aspetti, perché vorrei chiedere intanto se si è divertito. Molto. Ecco. Molto, perché ho fatto due partite all'arbitro ieri sera, mi sono divertito con degli amici. È la prima volta che partecipa oppure no? Ho partecipato, sono salito qui qualche più di una volta, ho fatto primo, secondo, ecco. Non è la prima volta. Grazie mille, buona serata e speriamo di riaverla anche il prossimo anno al torneo. Quarti classificati, Ciacci Elvis e Antonioni Giuliano. Loro fanno parte dell'agenzia di Fano. Ecco, ritira lei? Ah, a posto, quindi ha ritirato quello del sesto, nessun problema. Allora, complimenti, perché insomma è un quarto posto per poco, non è arrivato sul podio. Rifacciamo la foto di rito, visto che ci siamo. Grazie mille e complimenti. Al terzo posto Principi Marco e Marini Simone dell'agenzia di Lucrezia. Delegato. Bene, grazie. Allora consegniamo a te questo riconoscimento per Marco e Simone dell'agenzia di Lucrezia. Consegniamo al ragazzo che ritira il premio per i terzi classificati. 1 e 2. Occhi puntati verso il fotografo. Foto di rito e andiamo avanti con i secondi classificati. Loro sono Manuelli Giancarlo e Manuelli Federico dell'agenzia di Lucrezia. E c'è una particolarità, perché loro, presidente, sono nonno e nipote e quindi una generazione che va avanti, che rimane all'interno della banca e che si diverte pure, dobbiamo dirlo. Ah, c'è la nonna, non c'è il nipote. Però insomma la gara, no? La gara è stata bella movimentata, si è divertito con suo nipote? Molto, è stata una bellissima cosa. Una bella esperienza, vi siete divertiti? Esperienza, io con un figlio da già alto livello, ho giocato con mio nipote, un'emozione grande. Grazie a tutti. Grazie a lei, allora vi consegniamo questo riconoscimento per il secondo posto al 20° trofeo di bocce BCC Fano. Uno a testa, foto di rito anche per voi. E andiamo a premiare la coppia che ha vinto questa 20° edizione. Grazie ancora e buona serata. Loro sono Campanelli Riccardo e Lucarelli Lorenzo dell'agenzia di Lucrezia. Credo che Lorenzo questa sera non sia presente. Ecco, un delegato anche in questo caso, oppure hai vinto veramente il torneo. Complimenti. Riccardo, giusto? Raccontaci com'è andata e anche il momento della vittoria.
Sì, no, è stata una bella gara, ho giocato insieme a Lorenzo che adesso sta giocando una gara in Umbria, quindi impegnato. Abbiamo giocato bene e volevamo fare questa gara insieme perché non abbiamo avuto l'opportunità di giocare insieme. Allora abbiamo approfittato e è andata bene. Ma dove è nata questa passione? Facevate già questo tipo di sport? Sì, lui era iniziato a Pesaro, io invece alla Combattente di Fano. Poi il destino ci ha fatto incontrare nei campi e fuori, allora è nata un'amicizia. Complimenti davvero. Complimenti, grazie mille. Presidente. No, volevo dire che il gioco delle bocce è fantastico. Coinvolge tutti, giovani, sì. Meno giovani. Però noi stiamo facendo un lavoro enorme anche per quanto riguarda gli altri sport, perché quando diamo un contributo a una società sportiva, soprattutto dove ci sono i ragazzi e fanno pagare qualcosa, noi chiediamo che la società sportiva ci dia anche un piccolo contributo per quando ha dei ragazzi che sono figli dei soci. Quindi questo è un meccanismo che intanto coinvolge la società sportiva e poi dà un vantaggio ai soci nel momento in cui vanno a fare l'allenamento. Quindi sicuramente quel per poco che possiamo chiedere, però lo facciamo per coinvolgere le società sportive. Quindi, come diceva giustamente lei prima, una banca veramente vicina al territorio, a questo punto a 360 gradi. Oggi un super lavoro per la cooperativa Tre Ponti e non solo, perché ci sono anche altre due proloco, vediamo i polentari alle sue spalle. E diciamo, questa è un'iniziativa, hai detto bene, la cooperativa Tre Ponti, però gli ultimi 6 anni l'abbiamo passata la proloco perché è un evento importante, troppo importante. Devi pensare che noi questo evento con la BCC l'abbiamo iniziato nel 2003, cioè diciamo 19 anni tranne i 2 anni di Covid. All'inizio eravamo di meno, adesso siamo intorno alle 3.000 persone, naturalmente ci vuole il supporto oltre che della Proloco di Fano, dove vedete alle spalle gli amici, la Proloco di San Costanzo, che oramai sono nostri partners, perché naturalmente dove andiamo noi portiamo loro, perché loro fanno un piatto squisito che è la polenta, no? Poi noi siamo giovani, questi è 100 anni che fanno polenta, perciò naturalmente... Ed è presente anche la Proloco di Cartoceto. Esatto. Allora, qui oltre il menù che prepariamo noi, porchetta, salumi, formaggio, conditella, gelato, c'è San Costanzo con la polenta e la Proloco di Cartoceto con i vincisgrassi, che praticamente è pasta al forno. Noi la chiamiamo pasta al forno, loro vincisgrassi, ma è sempre quello. Quanti volontari in campo? Perché ne vedo tantissimi. Ma guarda, io ti dico che oggi a pranzo, che abbiamo lavorato da stamattina alle 6, eravamo 70 persone, no? Però gli amici di San Costanzo sono arrivati stasera e sono 40 persone, Cartoceto è arrivato stasera e sono 30 persone. Significa che alla fine siamo 150 persone che lavoriamo per questa bella maniera, per la banca del territorio. Premiata, però lei è rimasta qua, ha fatto la sua cena con le amiche o con i parenti? Con i parenti e gli amici. Ah, quindi una tavolata tutti insieme? Tutti insieme. Siete stati bene, avete passato una bella serata? Sì, molto, sì, molto bella. Sono tutti di Fano i suoi amici? Tutti di Fano, tutti. E tutti soci? Non tutti, no, ma la buona parte sì. Ecco, lei signora che da 44 anni è socio della BCC, che cosa direbbe a un giovane che magari... vuole avvicinarsi al mondo bancario? Sono stata molto contenta della BCC. Devi pensare che io, il primo direttore era Fabbri. Però ecco, diceva che è stata bene, la banca l'ha aiutata e l'è stata vicina. Io sono contenta comunque. Si trova bene con la banca? Molto, sì. Servizio, cioè io mi sono trovata sempre bene.
Qual è la sua agenzia di riferimento? Lucrezia, sì, sì, sì. Anche il personale, i dipendenti sono disponibili? Molto, molto. Io mi sono trovata sempre bene. Da 10 anni circa sono socia, però ho sempre lavorato con la BCC da vecchia data. Sono molti anni che lavoro. Quindi si gode la festa questa sera. Esatto. Grazie a tutti, buona serata. Devo dire che le tavolate sono veramente tutte piene, ma sono curiosa di andare a sentire anche qualche altra persona. Buonasera, lei è socio cliente della banca? Non mi ricordo, 79-80. È una bellissima banca, molto vicina alla gente, quindi io sono molto contento, un'ottima banca. Consiglierebbe quindi anche ad altre persone o ai giovani di avvicinarsi alla BCC? Sicuramente sì. E con chi è questa sera? La signora e tutti la brancata. A tutta la tavolata? Vogliamo fare un brindisi allora alla banca? Ha mangiato anche molto bene, tra l'altro. Grazie, grazie a lei. È già altre volte che viene a questa festa? Noi diciamo che siamo dei clienti assidui della festa, specialmente. Sì, sì. Evviva la BCC! Con chi è venuto? Con la moglie. Lei fa parte della banca, è un socio? Sono socio. Da quanto tempo, si ricorda? 35 anni più o meno. Ma siamo vecchi. E 35 anni fa qual è stata la motivazione che l'ha spinta a diventare socio? Per motivi di lavoro, familiari? È successo che eravamo 5 figli, mio padre era socio, allora la quota è passata a uno dei figli naturalmente. Io ero il più piccolo, sono rimasto a cucco, allora mi sono fatto socio anch'io. Poi siccome ho due figlie, ho fatto socio anche mia moglie, così per condizione.